There you go, Bob. Ma sei elegantissimo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simone Palombi. Ma senti, da qui non si riesce a tirare, come si dice, perché tirare in gergo tecnico, fare una zoomata sullo scudetto che hai, si dice scudetto? Sì, penso sì. Lunga vita al lupo. Sì. No, perché spieghiamolo un attimo, perché allora, allenatore Aurelia, e così siamo a posto e abbiamo spiegato tutto quanto, medagliato, perché il tuo atleta Burdisso ha fatto quello che ha fatto a Tokyo e lo sappiamo, tu allenatore di esperienza, di futuro, di presente, di quant'altro, adesso andiamo a raccontare, ma c'è un cane che ti ha conquistato. Adesso è andato completamente fuori di testa. Sto completamente fuori di testa. No, è bellissima. Sai perché? Perché si, quando si dice questo rispetto a un cane che ti cambia sostanzialmente la vita, è una bella cosa. Assolutamente sì, devo dire che tra l'altro le cose che non accadono mai per caso, quindi comunque io ho preso questo Labrador proprio durante il lockdown, il primo vero lockdown del 2020, e quindi chiaramente si è introdotto nella nostra vita in un momento particolare. E niente, quest'anno ho deciso di fare una cosa veramente che mi sta piacendo tantissimo, è quella di fare il corso da salvataggio con la FIN e in particolar modo con l'associazione Lunga Vita al Lupo, che saluto il mio presidente Carlo Gionni, che devo dire veramente mi sta cambiando ulteriormente la vita per tanti motivi. Ma è bellissima questa cosa, perché noi qualche settimana fa abbiamo incontrato altri cani da salvamento, nel caso Terranova, e ci siamo ormai noi di Swim Biz non appassionati, affezionati in modo particolare a questa altra parte del cielo che poi fa parte sempre della famiglia federale. Quindi il fatto che Simone Palombi sia allenatore di livello e che alleni anche il suo cane, che peraltro è un Labrador, quindi roba acquatica, sì, totalmente acquatica, zampa palmata. Totalmente. È un problema anche portarlo in piscina alle volte. Perché magari non posso portarlo perché si butterebbe dopo 5 secondi, quindi... Ecco. Avrei dei problemi dopo. Comunque si comporta bene, sta allenandosi. Si comporta bene, prospettive. Si, si diverte, che è una cosa fondamentale, come per è un po' come gli atleti, come no? Gli atleti, perché senza divertimento non ci sono i risultati. E quindi la cosa più importante, tornando a questo argomento, è che vedere il proprio cane che si diverte così è veramente una gioia che fatico a spiegarlo a parole. E poi c'è anche la parte però dell'utilità sociale, perché sinceramente l'idea in un futuro di poter anche dare una mano qualora servisse su una spiaggia, sinceramente è un'idea che mi gratifica. È un bel messaggio, eco, solidale, sportivo, agonistico, quant'altro. E senti, a proposito di biscottini, perché andiamo invece al punto di riconoscimenti, di premi, adesso è una tua squadra, invece quella degli atleti, quella agonistica, Bella consolidata, cioè inizi la stagione con un bel parterre de roi, no? Sì. Ho intervistato qualche minuto fa il principe Proietti Colonna, c'è una ragazza che scopriremo fra poco con grandi prospettive, di cui non facciamo il nome, lo farei tu, e c'è tutto quanto un gruppo bello consolidato, insomma, oltre all'americano, sì, che controlli a distanza, no? Che controlla a distanza, ma che fra una settimana lo incontrerò anche fisicamente, perché la FIN mi manderà per un periodo di monitoraggio in America, a Chicago. Tra l'altro, oltre agli allenamenti, faremo anche una tappa della Tier Pro Series in vasca lunga, che sarà anche importante per verificare il reale stato di forma. Insomma, voglio dire, è complesso. Si può dire complesso, ecco, perché allenare a distanza un atleta che ti ha dato una soddisfazione olimpica, anzi più di una soddisfazione, più di una medaglia olimpica, è già anche un peso, se vogliamo, no? Ma anche una soddisfazione enorme. Allora, diciamo per onestà, Christian, che quest'anno comunque noi avevamo deciso dopo le Olimpiadi di prenderci, farlo al plurale, un periodo in cui comunque dovevamo veramente rigenerarci. Quindi l'idea fino a dicembre era quella proprio di non monitorarlo, ma cercare appunto di stare tranquilli, di fargli vivere anche la sua esperienza americana, che comunque penso che sia importante anche quello, per poi cercare di avere più energie per il finale di stagione, perché come sappiamo, al di là del calendario molto fitto, comunque
l'appuntamento clou, credo e crediamo, perché di questo abbiamo parlato con Federico, sarà l'Europeo di Roma. Ecco, l'Europeo. Però vedi, è interessante questa cosa, perché hai detto che forse unica nella storia, no? C'è una concentrazione di eventi in questo 2022 particolare. Particolare nel senso che avevano tolto giustamente un mondiale e avevano alleggerito in prossimità di questo nostro europeo tutto nazionale, tutto italiano, che riporta Roma, voglio dire, al centro del nuoto dopo tanto tempo, dopo il 2009 e ancora prima, nel 1994, gli ultimi mondiali. E come si fa a gestire tutto questo? Allora, sono sincero, questa cosa non mi preoccupa, ma non perché credo che comunque più eventi internazionali di questa portata chiaramente possono dare la possibilità a più atleti di poterci partecipare. Il problema si può presentare quando un atleta vuol fare tutte le competizioni in un certo livello. Chiaramente lì bisogna mettersi comunque seduti a tavoli e cercare invece qual è l'obiettivo principale. Nel mio caso, perché posso parlare chiaramente solamente del mio caso, abbiamo deciso di preparare il campionato europeo. Allora, tu dici abbiamo deciso, parliamo di... Abbiamo deciso io con l'atleta, certo, con Federico. Ecco. E gli altri, perché raccontiamo, no? Gli altri intanto... Nuovi arrivi. Intanto gli altri si prepara il campionato italiano assoluto, perché quello è lo snodo principale, cioè da lì noi ci dobbiamo qualificare per gli altri. Quindi il ragionamento parte da facciamo bene il campionato assoluto, giustamente, qualifichiamoci e poi vediamo quello che succede. Per quanto riguarda il discorso di Figo, ovviamente è diverso. Diciamo che la decisione è stata anche quella, non so, lui fra un anno sarà laureato, e quindi si sta portando molto avanti con lo studio per poi potersi veramente dedicare al 100% per l'Olimpiadi di Parigi. Questo era un piano che già noi avevamo stabilito precedentemente, quindi diciamo che la stagione post-olimpica per quanto riguarda Federico sta andando come avevamo deciso a fine agosto, inizio settembre. Senti, reparto femminile, Martina sì. Cenci è... un nuovo arrivo, no? Sì. Con tanti ragionamenti che si possono fare su una ragazza talentuosa, capace, che può avere degli sviluppi anche, diciamo così, non previsti, no? Dal programma, dal cronoprogramma iniziale. Cosa mi puoi raccontare a proposito di lei? Diciamo, no, l'ultimo ingresso, perché si allena con me e con noi da circa 3 settimane. La ragazza sicuramente di... Ha i numeri, ragazzi, di prospetto. Andiamoci un attimino cauti, perché ancora comunque la fase di maturazione deve essere conclusa, e quindi al di là dei numeri che sicuramente ha, poi servono tante altre cose. E vedo che comunque si sta allenando molto bene con il gruppo, è bene integrata. Però sulla questione, a parte che tu mi dicevi qualche giorno fa, tutta da verificare ancora in lunga, quindi da capire quindi anche questo è il bello dello scoprire le potenzialità di un atleta. Ma sulle caratteristiche, tu la vedi sui due stile, sui due dorso? Cioè hai una prospettiva anche nuova rispetto a, o che magari si può andare a scoprire nel tempo? Allora, finché non l'allenavo, diciamo che da quello che potevo vedere alle gare, vedevo una ragazza che era molto, molto portata per quanto riguarda la vasca corta. E adesso che ho la fortuna di allenarla, sono sicuro che può avere gli stessi risultati anche in vasca lunga. Principalmente forse però nel dorso e nella doppia distanza. Quindi questo già è un punto, però... In corso d'opera si può modificare molto, no? Si può modificare, lo stile libero comunque ha uno stile libero importante, e quindi per tutto il discorso di futuro anche di staffette non si può tralasciarlo, sarebbe un errore. Tu sei comunque un allenatore da sempre attento ai dettagli, no? Non lascia nulla al caso e riprende anche dei percorsi, ad esempio quello di Proietti Colonna, mi stava raccontando il tuo atleta, voi state concentrando sui... che poi non sono neanche dettagli, no? Partenze di rate sono ormai l'ABC, no? Per cui, insomma, voglio dire, con tutto il rispetto per quello che uno ha fatto nella precedente, perché altrimenti non tutti gli allenatori sarebbero uguali, no? Il giudizio che uno dà è anche rispetto anche a quello che vede poi, tra le righe. Sì,
Sicuramente Alessio ha un grandissimo motore, per motore intendo proprio la capacità che si è costruita nel tempo, soprattutto con i grandi allenatori che ha avuto nel passato. Parliamo di Stefano Mourinho, sì, ovviamente. Sì, che comunque, ripeto, io personalmente stimo e veramente non posso dire nulla. Avendo però ho capito che su qualche cosa si può lavorare, l'aspetto tecnico, partenze virate, anche fase subacquea, diciamo ci stiamo concentrando tantissimo, anche qualche cosa sulla tecnica di nuotata abbiamo modificato, non è semplicissimo, perché comunque adesso ho un ragazzo che è già in età, per quanto riguarda sportiva, evoluta, quindi andare a fare delle modifiche... Sempre con la dovuta attenzione. Insomma. Con la dovuta attenzione, sì. Invece sui giovani, perché tu alleni un certo Ivan Giovannoni, sì. No? Che è un ragazzo che su Ibiza sta tenendo d'occhio da tempo, perché soprattutto nella distanza, che è una distanza importante in questo paese, 800.500, no? È probabilmente colui il quale che può prendere, non dico il testimone, no? Ma non dico l'eredità, ma certamente qualcosa di importante dal parterre nazionale. Voglio dire che Ivan, dopo una stagione scorsa un po' difficile, ma non tanto dove ha nuotato tutti i suoi personali, però poi alla fine della stagione ha avuto la maturità, quindi ha nuotato un po' di meno. In questo momento è in un ottimo momento di forma, siamo stati a Nizza ed ha fatto un buonissimo 800. Devo dire che andiamo anche qui in modo graduale, un ragazzo giovane, nuota distanza in cui l'Italia comunque ha dei mostri sacri, e un primo grande obiettivo penso che sia la qualificazione per l'Universiade, a cui punto e puntiamo in modo forte. Momento l'Universiade, che può essere l'anticipazione di altri grandi palcoscenici. Certo, potrebbe essere una nazionale assoluta di passaggio per un giovane che comunque ha fatto tutto il suo percorso di Europeo Juniores, Mondiale Junior, quindi potrebbe essere un intermezzo importante per poi per il futuro dargli uno slancio in più. Simone, noi ci siamo segnati tutti in agenda, non dico che ritorneremo a rifare il punto con te, ma insomma ci auguriamo che tutto quello che ci stiamo dicendo adesso a inizio stagione che abbiamo detto molto molto pregna di aspettative, di eventi soprattutto, sia come dire la stagione di Simone Palombi del suo gruppo. Speriamo. Incrociamo le dita e come dire alla prossima con Swim Biz. Grazie. Salutami il cane, come si chiama a proposito? Aria. Bellissimo nome. Complimenti. Grazie. Ciao. E a presto.